Coppa Italia di Lega Pro, Ischia Fidelis Andria, Ischia Formazioni, Giuliano, Florio, Porcino, Filosa, Moracci, Zillo, Armeno, Calamai, Fal, Mancino, Canutè, Fidelis Andria, Cilli, Tartaglia, Cortellini, Ferrero, Bisoli, Stendardo, Piccinni, Matera, Grandolfo, Strambelli, Mora, squadre schierate a centrocampo. Va detto che ad Ischia i tifosi organizzati hanno preferito non seguire la partita per protestare con la decisione della società di trasferire a Napoli la squadra. Subito l'Ischia in gol con Moracci, bravo a sfruttare sul secondo palo un bel cross su calcio d'angolo. Ischia in vantaggio al settimo. L'esultanza dei giocatori in maglia gialla, Filosa con una vistosa fasciatura per un colpo subito proprio ad inizio partita. Rivediamo il bel inserimento da parte di Moracci e il gol. Ma la Fidelis Andria subito dopo pareggia con Grandolfo, bravissimo a mettere in rete l'assist di Piccinni che con un pallonetto ha scavalcato Giuliano. Bravo Grandolfo con l'esterno a depositare la palla in rete. Rivediamo la bella azione. È bravissimo il centravanti, autore del suo primo gol, l'esultanza. Poi Strambelli fa la barba al palo su calcio di punizione. Andria ancora in avanti, ancora Strambelli il tiro impreciso da lontano. Secondo tempo. Squadre che non cambiano. Ischia che attacca con Canutè, tiro sbagliato però bravissimo Falla a intervenire, depositare in rete. 2-1 per l'Ischia, l'esultanza di Falla, giunto dal Barletta. Vediamo l'azione, il tiro ciccato di Canutè che diventa un assist per Falla che segna. Malandri attacca, ancora Grandolfo, dribbling, rientra, tiro e rete. Pareggio quasi immediato di Grandolfo che con questo gol mette il risultato sul 2-2. Rivediamo lo spunto dell'attaccante proveniente dal Chievo. Bellissimo il suo tiro, bella la sua azione. L'Ischia ci prova, Florio di sinistro para il portiere Cilli. Poi una respinta di Giuliano sul tiro di Cortellini. Parte Canutè, netto il fallo, l'arbitro lascia correre. Vedete cosa succede ora. Giuliano al rinvio, sbagliato, pressione su Filosa che fa scorrere una palla pericolosa. Palla dentro di Strambelli. È bravissima ancora una volta Grandolfo che mette a rete per la terza volta, tripletta per lui, attaccante che certamente si farà sentire in questo campionato di Lega Pro. Rivediamo il tocco con l'interno destro. Ancora in avanti l'Andria, bellissima la parata di Giuliano. E poi ci prova Bacio Terracino, para in due tempi Cilli. Partita sta per finire ma Calamai cerca il jolly, sfiora l'incrocio dei pali. Ultimi istanti, fischio finale, l'Andria vince ad Ischia 3-2. L'Ischia ora deve cercare il risultato pieno contro il Martina Franca per passare il turno.